sono natizio, mi auguro che in seguito se ne faranno molte altre, perché vorremmo far diventare questo nostro circolo, questa nostra associazione, un polo centrale, diciamo, per la cultura ottaviatese. Quindi mi farebbe piacere ospitare sia le vostre manifestazioni che altre di altre associazioni. E in più sicuramente cercheremo di fare del nostro meglio per organizzare noi delle manifestazioni a cui ci terrei che partecipaste pure voi. Allora vi chiedo se è possibile poi farmi pervenire un elenco delle signore, delle partecipanti, in modo che possiamo avere la possibilità di invitarvi direttamente o via email o attraverso il telefono o altri mezzi. Che dite? Stasera ospitiamo la professoressa Summo come presidente della FIDAPA e la ringraziamo per aver scelto il nostro sodalizio per questa manifestazione. In più c'è il preside Torlà che terrà la dovuta conferenza sul tema del giorno, che è il bimillenario, se non sbaglio, di Cesare Augusto, e la professoressa Annunzia che sarà poi la relatrice e non so che cosa vi dirà. Io non sono preparato sull'argomento, per cui seguirò da vicino i vostri lavori. Ringrazio anche l'amministrazione comunale che ha voluto essere presente a questa manifestazione, e c'è l'assessore Giuliano, poi c'è l'assessore Pozzolini, ci sono varie persone. Vi invito un attimo. Sì. Meglio così vediamo. No, per la buonasera. Buonasera. Sono l'assessore Giuliano, ho i saluti sia dell'amministrazione comunale, anche c'è il sindaco che non è potuto essere presente perché è impegnato a Napoli per fatti che riguardano il comune. Preliminarmente voglio dire che Augusto sarà lieto di osservare questa bella gente che è qui a commemorare preliminarmente sempre il suo bimillenario della morte. Perché preliminarmente? Perché anche noi come amministrazione dal mese di maggio fino a giugno promuoveremo iniziative itineranti che appunto riguardano Cesare Augusto. Io vi ringrazio di nuovo, vi auguro un buon lavoro e mi associo a quello che ha detto il Presidente, se possano continuare queste iniziative anche culturali, perché anche per quanto riguarda noi come amministratori vogliamo essere vicini, non tanto economicamente perché le nostre casse sono tante, no? E quindi però la presenza ve la assicuriamo magari più fattivamente. Grazie e buon lavoro. Io vi do il buonasera, perché questa manifestazione, questa manifestazione per me è molto importante perché è il bimillenario augusteo. Augusto è stato un personaggio, il primo imperatore romano, il preside ci darà luce e ombre di questo personaggio, ma resta il fatto che è stato il primo che ha organizzato l'impero, che ha trovato una Roma fatta di cocci e l'ha lasciata di marmo, che l'ha abbellita, che l'ha arricchita, ha protetto le arti. Certo, ci saranno anche delle ombre, la politica e la politica, ci sono i giochi della politica, e quindi è importante perché poi Augusto si dice che sia morto abut nolam, però qua ci contendiamo questo, è morto ad Ottaviano o è morto ad Onoris, per carità, questo è morto ad Onoris, c'è la famosa statua di Augusto Noricato, proprio i carnetti hanno, noi diciamo no, ma abut nolam, e questo quindi può darsi che sia morto anche qui, perché si diceva che era malato di fegato, che quindi il paese più bello molto in alto e stava in alto per respirare quest'aria buona, ma il fatto è che noi non abbiamo dei, no, fischia troppo. No, allora questa distanza, e allora si dice ciò che si dice non è perché abbiamo bisogno di prove oggettive, queste prove oggettive non le abbiamo, fatto è che
vedete Kosciuszko, che è un personaggio di grosso rilievo. Diceva Enrico Giuliano, perché una statua? Tempo fa, un paio d'anni fa, io e Gino Iervolino pensavamo di fare questa statua di Augusto e eravamo in trattative con il sindaco di allora, insomma, dove la mettiamo? La mettiamo ai piedi del castello? O qui o lì, la mettiamo qua, la mettiamo là, la statua non è partita. Per quando Gino diceva che aveva parlato persino con una ditta del nord che era disponibile a preparare questa statua, diceva Enrico Giuliano, ma sarebbe bello metterlo dove sta quell'aiuola, giusto in mezzo dove ci sta il palazzo, dove c'è l'antica Pellegrina Pisani, che chi viene dalla stazione vede questa statua che rappresenta il paese, oppure in mezzo a San Francesco. Ma noi lo sappiamo che i soldi non ci sono, però se ci organizzassimo, se creassimo un comitato, noi possiamo fare benissimo, possiamo fare benissimo una cosa del genere, ma se non ci muoviamo e ci piangiamo addosso non facciamo mai niente. Allora adesso io, cara Madonna mia, questo ufficio è è un altro boicottaggio, perché questo è un invidioso che nasce una showgirl stasera. E questo è tutto, perché ci sono sempre, gli dei sono invidiosi, sempre. Dall'alto al basso al centro di Servarti, vabbè, lasciamo stare queste amenità, io cedo la parola al preside Torrà, c'è bisogno di dirlo che è uno studioso di latino e greco, di sanscrito, perché i suoi alunni si ricordano le sue lezioni e non si possono dimenticare queste cose. Adesso vediamo come ci presenta il personaggio il nostro caro Ciro Torrà. Prego. Ancora l'obbligo di ringraziare la FILAPA attraverso la Presidente e attraverso le Presidentesse precedenti, perché non solo hanno voluto che io fossi parte integrante di questa serata, ma anche perché mi hanno adottato da tempo immemorabile. E quindi ho partecipato sempre a tutto, quindi ho un debito morale e vi ringrazio. Però questo ringraziamento non è un ringraziamento formale come di solito ci si è abituati a ringraziare, è veramente sentito, perché se voi mi avete accolto bene, mi sento parte integrante di voi stessi. Grazie. Onoris causa. Allora, come diceva la signora, Ottaviano Augusto sarebbe morta a Pudnolam all'età di 76 anni, il 19 agosto del 14, quindi dopo Cristo, quindi più di 2000 anni. Ottaviano Augusto, anche nel giorno della sua morte, era fortemente preoccupato delle sue responsabilità di capo dello Stato, tanto è vero che si domandava e domandava se la sua malattia dovesse causare dei tumulti nelle strade. Non solo, chiese ancora che gli fosse portato uno specchio per ravviare i capelli in modo da nascondere l'eccessiva magrezza del viso. E poi, rivolgendosi a quelli che stavano vicini, chiese: secondo voi ho recitato bene la commedia della vita? E aggiunse una frase in greco con cui si chiudevano sempre le rappresentazioni teatrali, dicendo: se siete contenti, battete le mani e applaudite l'attore. Mentre lui moriva, la moglie Livia, donna che aveva il cervello a posto, non si restava con le mani in mano. Diede ordine alle guardie di non far entrare nessuno in casa e di tanto in tanto dava delle notizie circa la salute del marito. E quando ebbe preso tutti gli opportuni provvedimenti, comunicò la morte di Ottaviano Augusto e disse ancora una cosa importante, che l'imperatore era Tiberio, che era figlio suo, nonché figliastro di Ottaviano Augusto. Tratterò un po' di politica, ma alla fine
ma mi interessa essenzialmente guardare l'uomo, guardare la persona, perché se dovessimo fare la storia di Ottaviano Augusto, vi tenierei, ci teniremo e non capiremmo niente. Quindi cerchiamo di vedere un po' il carattere, la persona. Prima di tutto dobbiamo dire una cosa, erano due gli elementi caratterizzanti, vale a dire la bellezza di Augusto e la sua salute delicata. Per quanto concerne la bellezza, essa poggiava su tre elementi: la regolarità dei lineamenti, l'armonia globale del corpo e gli occhi che avevano un'espressione particolare. E si racconta infatti che un gallo non pollo, appartenente ai galli, mentre attraversava le Alpi insieme con Ottaviano Augusto, avesse nutrito il pensiero di precipitarlo giù, ma poi guardandolo attentamente, colpito dalla bellezza di quest'uomo, si astenne dal suo proposito. Per quanto concerne poi l'espressione degli occhi, lui ne era consapevole, e tanto che ne era consapevole, ci giocava pure, di modo che quando parlava con qualcuno lo fissava dritto in volto, obbligandolo ad abbassare lo sguardo. Però lui non faceva alcunché per mettere in risalto questo dono naturale della bellezza, anzi, era trasandato. È il caso di dire proprio che Augusto non aveva gusto e non si preoccupava della capigliatura. L'unica cosa di cui si preoccupava era quella di portare delle scarpe o degli stivali più alti in modo da dare un po' di risalto alla sua statura. Storia di tutti i tempi. Quindi, per quanto riguarda poi la salute cagionevole, diciamo subito che lui aveva una debolezza all'anca, alla coscia e alla gamba sinistra, per cui spesso camminava zoppo da quel lato. Aveva violenti dolori alla vescica, non sopportava né il caldo e né il freddo, addirittura d'inverno indossava 4 tuniche su una toga pesante più una camicia e un panciotto di lana. D'estate dormiva con le porte aperte e c'era sempre uno schiavo addetto a fargli vento. Non faceva quasi mai il bagno, se non raramente. E per non stancarsi troppo, preparava minuziosamente tutti i suoi viaggi e anche i piccoli spostamenti. Preferiva viaggiare soprattutto di notte, in lettiga e a piccoli tratti. Tant'è vero che per coprire una distanza che andava da Roma a Prenesto a Tivoli, cioè 30 km, impiegava addirittura 2 giorni. Non sopportava il sole, tant'è vero che non faceva quasi mai passeggiata all'aria aperta, poco anche d'inverno, e quando lo faceva indossava sempre un cappello a larga tesa. Quindi questi erano i problemi di salute di Ottaviano Augusto. Però era un uomo pragmatico, rifuggiva dalla fantasia, non si rifugiava mai nel chimerico, e quando parlava, a differenza dei nostri politici, cercava essenzialmente di risultare chiaro. E anche quando scriveva, si preoccupava o seguiva quella corrente che voleva che si dovesse scrivere così come si parlava. Cioè, se parlava chiaramente, doveva scrivere anche chiaramente. Ben diversamente dai libri che oggi sono in circolazione, dove non si capisce niente, lasciamo stare che alcuni non sanno nemmeno scrivere. È vero questo. A me quello che dicono. A me quello che dicono. Per quanto riguarda poi Augusto religioso, superstizioso, molto superstizioso, tremava davanti a quei fenomeni che potevano passare per soprannaturali, come i lampi e i tuoni,
e quando si avvicinava un temporale lui andava a nascondersi in un luogo appartato, però con il soffitto avvolto, perché nel caso mai dovesse precipitare più o meno aveva una possibilità di salvezza. E nei confronti della religione nazionale lui era molto scettico. Circolavano delle voci particolari, circolava la voce di una cena misteriosa, detta la cena delle 12 divinità, dove i convitati erano vestiti da dei e da dee, e si dice che lo stesso Ottaviano Augusto, travestito da Apollo, abbia assunto un atteggiamento irriverente nei confronti della religione nazionale, quindi scettico al massimo. Quali erano le caratteristiche del suo carattere? L'ambizione, la volontà e la prudenza. Ambizione, volontà e prudenza. L'ambizione lo portava a non nutrire alcun senso di generosità. Quando era in gioco il suo interesse, diventava particolarmente crudele, era incapace di perdonare. E questo lo ricaviamo da una testimonianza importante circa l'atteggiamento che assunse nei confronti dei proscritti nel 43 a.C. dopo la battaglia di Filippi e la presa di Perugia. Quindi si comportava in maniera ingenerosa. Però questa ambizione era accompagnata da una volontà ferrea. Una volontà ferrea che lo portava a perseguire con costanza tutta la sua volontà politica. E a seconda delle circostanze lui usava i mezzi. Se doveva essere crudele, era crudele. E d'altronde fu molto crudele, ma penso positivamente, nel senso che lui fece di tutto per abbattere e per eliminare l'anarchia repubblicana. Ma nello stesso momento, dopo che si fu sbarazzato di tutti i suoi rivali, fu indulgente. Ma perché era indulgente? Ma perché doveva esaltare la sua vittoria e doveva far dimenticare anche i compromessi del passato. Quindi, a seconda delle circostanze, la ragione di Stato. Per quanto riguarda invece la prudenza, circolavano molti motti, di cui uno che la signora Mazza mi diceva sempre a proposito della Chinachina Pisanti, il motto suo preferito era affrettati lentamente, affrettati lentamente. Allora, leggendo questo ricordai subito la signora Mazza e questo proposito. E aggiungeva ancora una cosa importante, che le guerre si devono affrontare solo nel caso in cui i profitti che ne deriveranno saranno di gran lunga superiori ai danni provocati da eventuale sconfitta. E dice: chi rischia in guerra per guadagnare poco è come colui che pesca con un amo d'oro, la cui perdita non sarebbe compensata da nessuna preda. L'amo d'oro che perde e via di seguito. E quindi era questa la sua prudenza. Prudenza. Rapporto con le donne. Veniamo al dunque. Tutte cose. Sappiamo che non aveva mai amato la prima moglie Scribonia, dalla quale si separò nel 39. Per potersi unire nel 38 con l'altra donna Livia, che era sposata a un senatore Terenzio, e quest'uomo fu costretto a separarsi dalla moglie. Però lui fu ben lieto, ma non perché non amasse la moglie Livia, ma per ragioni politiche, perché ne poteva ricavare dei grandi vantaggi. E quindi. E certamente lui non fu un modello di fedeltà coniugale. Adulteri a non finire. Adulteri a non finire, che gli amici cercavano di giustificare dicendo che lo faceva per ragioni politiche, in quanto
riusciva a conoscere in anticipo i segreti dei suoi rivali attraverso le loro fogli. Però era una scusa che nessuno, manava, alla quale nessuno credeva, e gli amici purtroppo erano costretti sempre a cercare di assecondare i suoi capricci, procurandogli giovinette, oggi ne facciamo tanto una storia, giovinette e donne di prima scelta. Donne di... E si dice, c'era una voce maligna che diceva che anche la moglie di Ilia si adoperasse in questa direzione conoscendo bene i gusti del marito. Però, ripeto... Sembra distante. Però, ripeto, erano capricci momentanei, non erano passioni. Forse una sola passione ebbe per Terenzia, la moglie dell'amico mecenate. Sempre. Ma, esatto. Quindi era questa la passione per le donne. Nello stesso momento diciamo che lui con le persone era molto diffidente, amava poche persone, soltanto le persone che gli stavano vicino, però il sentimento non prevaleva mai sulla sua ambizione, sulla ragion di Stato. Quando era in gioco il suo interesse, quando era in gioco la ragion di Stato, il sentimento non prevaleva. Questo era Augusto come uomo, come persona. Potremmo parlare di altre cose, ma vi direi soltanto come politico. Tutto il resto del tempo lui lo dedicava alla politica interna, alla politica estera, e fu certamente l'artefice della trasformazione della Repubblica in impero, unendo principi monarchici con esperienze repubblicane, cioè conciliando il vecchio con il nuovo. Fu un uomo assolutamente straordinario da un punto di vista politico, però è anche vero che non sarebbe stato tale se non fosse vissuto in un momento economico, sociale e politico particolare. Lui è stato grande perché si è trovato a vivere in un'epoca che lo ha reso grande. E le domande che di solito si pongono sono queste: chi è stato Augusto? È stato colui che ha restituito la pace a Roma dopo un secolo di guerre civili, o è stato l'eversore delle libertà repubblicane, cioè colui che ha annientato le libertà repubblicane? È stato il padre della patria, come veniva definito dagli intellettuali, numerosi intellettuali che vivevano a corte, o è stato soltanto un abile manovratore che ha sfruttato le debolezze, le incertezze dei suoi rivali per imporre il suo dominio? E le risposte che si possono dare sono, sia per un verso sia per l'altro, ognuno come vuole vedere questo personaggio. Però non si può non dire che certamente ad Augusto è da attribuirsi la riorganizzazione di Roma e la creazione di un nuovo potere, il potere del princeps, però nella conservazione formale dell'antica struttura repubblicana imperniata sul Senato, cioè accanto all'imperatore c'era il Senato. Poi si va a vedere se il Senato avesse potere o non avesse potere. A mio avviso potere non ne aveva, anche perché i signori senatori in quel periodo erano impegnati soltanto ad arricchirsi, quindi delegavano all'imperatore tutto, tant'è vero che si racconta che un giorno Tiberio aveva proposto una legge severa
entrando in Senato trovò dei senatori che proponevano una legge ancora più severa, per cui schifato proprio uscì dal Senato dicendo: o gente matura per il selvaggio, per la schiavitù. Allora ecco, lui è stato l'artefice della creazione di questo nuovo potere, e per creare questo nuovo potere non solo dovette sfruttare le sue fortune in campo militare, ma dovette anche adoperarsi perché potesse creare di sé un'immagine particolarmente positiva attraverso appunto la propaganda del consenso, perché lui poteva dimostrare che questo potere era un potere legittimo, perché Roma non avrebbe sopportato che dopo tanti secoli di Repubblica ci fosse stato un altro sistema politico, quello appunto monarchico. E in questo senso fu grande l'abilità del signor Ottaviano Augusto, tant'è vero che lo stesso Senato dovette riconoscere la sua superiorità, e quindi ci riuscì in questo senso. Lui amava Roma, lui aveva a cuore il benessere, la prosperità di Roma, però aveva soprattutto a cuore accentrare nelle sue mani tutto il potere. Globalmente però. Accentrare nelle sue mani tutto il potere, tramandare ai posteri il suo nome e sedersi alla sua morte tra gli dèi. Voleva essere considerato un dio. Certamente dobbiamo dire che i quattro secoli dopo l'impero si caratterizzarono per la grande tranquillità, una tranquillità conquistata con mezzi illeciti ma necessari, direbbe Machiavelli, il fine giustifica i mezzi. Quindi era questo il suo intento principale, e amava Roma perché Roma gli aveva consentito di poter condurre una vita entusiasmante, una vita esaltante, ragion per cui la grandezza di Roma era la sua vittoria, la vittoria di Augusto, ed è per questo motivo che i romani lo amarono e continueranno ad amarlo nel tempo. Grazie. L'architetta Nunzia D'Agosta ci illustrerà prima la statua di Augusto Loricato e poi l'Ara Pacis, che si può vedere sempre perché non ci sono limiti come quando si organizzano le mostre, che sono legate naturalmente a delle scansioni temporali. Allora adesso passa la parola a Nunzia. Io non so questo perché fai dispetti, forse tu sarai più fortunata di me. Certo, perché sono già. Buonasera, innanzitutto propongo al preside e alla professoressa di accomodarsi in sala, uno per non essere accecati dal proiettore, due per godere delle immagini artistiche. Io invece mi sposterò, quindi ascolterete la mia voce e vedrete un po', attenzione al filo, per problemi di ordine pratico. Definito anche Loricato da Lorica, la corazza dei legionari. È una statua alta, più o meno 2 metri, 2 metri qualcosa, 2,04 per lo più, e rappresenta l'imperatore in una posa molto realistica, anche somigliante relativamente al viso. I tratti sono quelli, anche se ovviamente idealizzati e perfezionati per rendere al massimo l'immagine. E presenta il braccio destro alzato in un atto di incitamento ai soldati, così come era solito fare prima di un importante combattimento, ed è abbigliato proprio ad uopo, perché presenta, oltre alla corazza corta su una piccola tunica, anche il paludamentum, che è questo mantello che cingeva i fianchi e che è poggiato sull'altro braccio, quello sinistro. Invece alla gamba notate in basso un putto che cavalca un delfino. Un putto era identificabile come Eros, il figlio di Venere, e il delfino era proprio un omaggio alla dea nata dal mare. Il punto rappresentativo, insomma il punto focale di questo rilievo, di questa scultura, è una scultura in marmo, è la corazza, che vediamo ricca di rilievi
anche dimostrativi, ovviamente allegorici e mitologici, ma dimostrativi della sua idea della Pax Augustea. In alto vediamo la rappresentazione della personificazione di Celum con la quadriga di Apollo, preceduta da Phosphorus e Aurora sulla destra, poi abbiamo la Tellus semisdraiata con due putti. Al centro vedete una riconsegna delle insegne militari da parte del re dei Parti a un generale romano dopo le battaglie, e a destra e a sinistra vediamo Apollo e Diana su un grifone e su una cervia rispettivamente. Questa statua, che probabilmente era stata eseguita da uno degli artisti della cerchia di Augusto, uno probabilmente di quelli che ha collaborato anche alla Rapacis, ha trovato la sua fonte di ispirazione nel Dorifol di Policleto, di cui qui vediamo però una copia, forse una delle migliori riuscite, in marmo. Questa è in marmo ed è conservata nel nostro Museo Nazionale Napoli, è stata rinvenuta negli scavi archeologici di Pompei. Invece il Doriforo era in bronzo ed era un greco dell'età classica. Era una statua, eccole, le vediamo insieme. Quali sono gli elementi di confronto? Anzitutto la posa. Se notate, il piede destro, o meglio tutta la gamba destra e il piede destro, così come nella statua di età classica, sostengono tutta la figura come un pilastro. Il braccio sinistro invece è piegato, e anche ad Augusto aveva una lancia, così come nel Doriforo, e idem nell'impostazione del viso, questo capo leggermente reclinato. Ovviamente il capo e i piedi sono nudi in entrambe le statue, ma la differenza qual è? Mentre nell'età classica greca l'intento degli artisti era quello di raggiungere una bellezza ideale, e per loro la bellezza fisica era identica alla bellezza dell'intelletto, e i vestimenti, sia quelli militari sia i vestiti quotidiani, erano un sovrappiù ed erano qualcosa di caduco, di precario, inutile. Mentre invece per i romani era una realtà, i romani erano calati nel proprio tempo, ecco perché Augusto è rappresentato nel proprio tempo. In realtà durante il periodo augusteo tutta l'arte era improntata a un classicismo, quindi molto si lasciarono attrarre dall'arte greca, soprattutto del periodo classico, e sia in scultura sia in architettura si tentava di raggiungere il raffinato, il sobrio, l'elegante, che aveva toccato l'apice nell'età classica greca. Non dimentichiamo che l'età classica greca per eccellenza ha creato il canone, sia le statue sia l'architettura, quindi con i templi avevano un sistema di proporzioni e di equilibrio tra forme e masse eccezionale, e in quest'epoca, nell'epoca augustea, gli artisti cercano di riprendere, anzi probabilmente questa è la Rapacis, è stata eseguita da qualche maestranza greca. Io ho fatto ogni tanto dei riferimenti a dei passi letterari che ben sintetizzano anche i significati allegorici delle opere d'arte, come Exis Spagna, Galliaco, Rebus, eccetera. Quando tornai a Roma dalla Spagna e dalla Gallia, compiute felicemente le imprese in quelle province, il Senato decretò che per il mio ritorno si dovesse consacrare l'ara della pace augustea presso il campo Marzio, e dispose che in essa i magistrati, i sacerdoti e le vergini vestali celebrassero un sacrificio annuale. Così Augusto, nelle res geste, ci dava notizia che il Senato aveva proprio intenzione di creare, di far costruire, in occasione del suo ritorno, di una campagna triennale, dove aveva pacificato la Spagna, era stato in Gallia, aveva creato, sottoposto insomma, i valichi alpini, voleva creare un altare sacrificale, e dove? Ne presso il campo Marzio.
anche se in realtà Cassio Dione ci fa presente che la volontà del Sonato era inizialmente quella di far costruire l'altare nella propria sede, quindi nella curia, invece poi fu scelta l'area del Campo Marzio, non a caso, e la parte settentrionale, quella presa poco verso in un'anza tiberina e verso la Via Lata, che è l'attuale Via del Corso. Qui vediamo in una ricostruzione di Büchner nel 76, così come doveva essere il Campo Marzio, all'epoca c'era l'Ara Pacis, nei pressi del mausoleo di Augusto che vedete a sinistra, e c'era anche l'Orologium Augusti, che è un'altra opera che Augusto, Orsolarium Augusti, che era un'opera veramente importante per l'epoca e un orologio funzionante a tutti gli effetti. Con una caratteristica, questo è l'obelisco di Montecitorio, con una caratteristica che l'ombra dell'obelisco veniva proiettata all'ingresso principale dell'ara in occasione del compleanno dell'imperatore. Quindi fu adibita quest'area, ovviamente era un'area già adibita alle manovre dell'esercito e poco distante dal pomerium, cioè il limite della città in cui il console di ritorno dalle sue imprese militari perdeva i poteri militari, cioè l'imperium milizie, e riacquistava invece l'imperium domi, quindi i propri poteri civili. Ecco qui nella visione d'insieme che cos'è. Allora, si tratta di un recinto sacro di forma quasi quadrata, parliamo di 11,62 m x 10,60 m circa di lato, quindi è quasi un quadrato, con due aperture nei lati corti, una rampa d'accesso con gradonate. Era tutta un'opera in marmo bianco Carrara di pregiatissima qualità. Poggiato su un podio, quindi nella parte bassa vediamo questo basamento, questo podio, in blocchi squadrati di marmo, e abbiamo due generi di rilievi. Allora, nella parte bassa abbiamo un rilievo vegetale di ordine naturalistico, che poi vedremo con esattezza. Nella parte alta invece abbiamo dei rilievi, dei fregi figurativi. Delle lesene verticali con capitelli corinzi sottolineano sia gli angoli di questo recinto e sia le aperture. Internamente poi era posto l'altare, e lo vedremo con precisione più avanti. Il posto però nel Campo Marzio dove fu costruita l'ara non fu una scelta molto felice, giacché nei pressi dell'Anza Tiberina, soggetta a notevoli straripamenti del Tevere, cosa che provocò con l'andare del tempo il completo inabissamento di questo altare, anche se la popolazione inizialmente cercò di creargli un muro di mattoni per proteggerla, ma la cosa non bastò, tant'è che per circa un millennio se ne persero completamente le tracce. Questa è un'illuminazione a colori virtuale, con tecnologia virtuale, eseguita nel 2009, che ci lascia solo immaginare come poteva essere sfavillante di colori all'epoca di Augusto, ed è tra l'altro un esperimento virtuale, uno dei più perfetti che siano stati realizzati mai su un monumento antico dell'epoca. Questa è l'altra inquadratura. Cominciamo a osservare un po' la decorazione bassa. Abbiamo detto che la parte bassa dell'ara presentava un motivo naturalistico, un fregio, un rilievo naturalistico. Ovviamente questa è la ricostruzione a colori, che anzitutto è forse l'unico monumento d'arte che ha dedicato tanto spazio a un fregio naturalistico, un fregio vegetale, e così ben curato nei particolari, perché si tratta di un ceppo centrale, eccolo, da cui si dipanano tutte le girali da canto di vite, le palmette che all'epoca dovevano essere dorate, fiori di ogni genere, animali, uccelli, ma anche piccoli animali di sottobosco. Ma questo perché in realtà era
voleva rendere la bellezza, la prosperità della natura, l'idea della fertilità e l'idillio naturalistico che Augusto voleva immaginare per la sua epoca. La parte superiore invece dell'ara è costituita da un fregio figurativo, dove ci sono quattro pannelli, per la verità due al fianco delle due aperture principali, che sono di stampo mitologico, allegorico. Uno è a destra, da parte dell'osservatore dell'apertura, che è il Enea sacrificante i penati. Ecco la figura centrale, guardate quella colore che ovviamente è più facilmente visibile anche se è una ricostruzione, perché il pannello non sta in cattive condizioni, però è mancante di tutta la parte destra, si vede appena questa figura laterale. Allora, al centro vediamo questa persona che è atto a sacrificare. Diciamo che la maggior parte degli studiosi lo identificano con Enea, anche se recentemente qualcuno l'ha identificato con Numa Pompilio, il secondo re di Roma. Ma sposiamo la prima tesi, che è quella più probabile: Enea, quindi coperto con un mantello che copre anche il capo, è intento ad offrire un sacrificio su un altare molto rustico e accompagnato in quest'opera da due giovanetti, uno che con un vassoio e con una brocca, l'altro invece che spinge una scrofa verso il sacrificio. Dietro, alle spalle e in maniera quasi sbiadita, è il giovane Ascanio, che non è però ritratto come un piccolo fuggito da Troia con il padre, bensì con un adulto abbigliato in abiti guerrieri. Il punto di partenza di questa immagine è l'ottavo libro dell'Eneide, dove con le vicissitudini di Enea raccontate da Virgilio. Guardiamo in questo, nella parte alta, il tempietto dei penati, questi nomi troiani che erano i protettori della gens Iulia e quindi di conseguenza anche ad Augusto. Qui Ovidio nei Fasti ci dice: un sacerdote disceso da Enea tocca nomi che gli sono parenti. Ecco il significato allegorico, cioè il tentativo di identificare la persona di Augusto con il progenitore della gens Iulia, Enea tramite Ascanio. A sinistra del sacrificio di Enea abbiamo il Lupercale, di cui è rimasto veramente poco. Qui si intravede piccoli frammenti, il resto è disegnato. E che cosa rappresentava? Allora, il Ficus ruminalis, quest'albero che è al centro della composizione, ai piedi del quale la lupa che allatta Romolo e Remo, il pastore Faustolo che è tutore dei gemelli, e un Marte abbigliato a guerra. Anche qui il mito dell'origine di Roma. In realtà Augusto, nel suo tentativo di restaurazione religiosa e morale, aveva intenzione non solo di ristrutturare la grotta che rappresentava il luogo fisico del mito dei gemelli, ma anche di riproporre tutta una serie di riti e di atti sacrificali dell'epoca. Ecco perché la scelta dei due sacrifici dei pressi, insomma, vicino. Guardate la separazione, questo fregio naturalistico che corre lungo tutta la parte bassa, che si spezza soltanto, e lo guardate bene da questa parte colore, soltanto all'incontro di queste lesene, e separati, due pannelli alto e basso sono separati da questa greca a meandro, insomma, questo disegno a meandro. Ecco, dall'altro lato, quindi dal lato opposto, abbiamo altri due pannelli illustrativi, uno della personificazione di Roma. Di questo pannello sono stati ritrovati pochissimi reperti, frammenti, questo un po' del vestito, un altro pezzo dello scudo, e successivamente erano finiti addirittura a Vienna questi reperti in una collezione privata. E il resto però lo guardiamo sempre da un disegno di Ferretti nel 49. Invece nella riproduzione virtuale, quella a colori, erano presenti anche due divinità maschili, Onus e Virtus, che in realtà erano sempre presenti nelle cerimonie trionfali. Roma identificata con una donna, una figura femminile seduta ma abbigliata da amazzone, quindi con il seno nudo, l'elmetto e lo scudo.
a fianco al Pax Romana e la Saturnia Tellus. Questo invece è uno dei pannelli meglio conservati, veramente quasi completo, lo riuscite a vedere benissimo dalla foto reale. E cosa rappresenta? Rappresenta una donna seduta su delle rocce, quindi una figura femminile che chi ha identificato con la Venus genitrice, chi ha identificato con la madre terra, la Tellus, ma è una figura femminile che simboleggia la prosperità, la fortuna, l'abbondanza. Infatti in braccio presenta due putti e sul grembo ha dei grappoli di uva e melograno, simboli propiziatori, con ai lati due giovani che tengono il lembo del mantello, uno poggiato sul cigno e l'altro invece sul drago marino, che simboleggiano il mare e la terra, e ai piedi un bue e una pecora. E anche qui, madre dei Romani, voluttuoso piacere degli uomini e degli dei, Venere nutrice davanti a te, Odea, fuggono i venti, sotto i tuoi passi la terra si copre dei fiori più suavi. Questo è Lucrezio del Brero Natura, che meglio mi sembrava rappresentasse questo rilievo. Invece nella parte, nella parte laterale, sui lati lunghi invece, sempre nella parte alta, corre un fregio figurato sempre, ma di stampo non più allegorico e mitologico, bensì realistico, storico, anche politico. Si tratta della processione. È un fregio in realtà diviso in due parti, una parte che rappresenta una processione ufficiale, dove sono ben individuabili, ben visibili tantissimi personaggi dell'epoca, e tutti disposti in fila secondo un rigido protocollo gerarchico, dai lettori in, secondo la tradizione 12, con il camillo che rega la cassetta sacra, e Augusto con il capo velato, e l'altra parte invece, che è una processione di ordine familiare, inizia già qui, già i pannelli si dividono con uno stacco netto di origine familiare, dove sono rappresentati, raffigurati tutti i rappresentanti della famiglia di Augusto, e anche qui secondo un perfetto ordine gerarchico e dinastico che vigeva ovviamente all'epoca. Da notare la preziosità a livello della manifattura artistica, si è cercato di rendere, mi azzardo a dire, la tridimensionalità, anche se siamo ovviamente lontani, la tridimensionalità è una cosa del 1400, però è uno dei primi tentativi di non appiattire le immagini, e lo possiamo verificare sui vari, dalle figure che vengono rese in circa tre piani differenti, ben sovrapposti. Quindi, pur trattandosi di due rappresentazioni e staccate, in realtà possiamo leggerle come un'unica processione, un fregio unitario. Ovviamente non era una processione realmente accaduta, non era una rappresentazione di un fatto storico reale, ma solo una raffigurazione di una politica ideale, no? Di una rappresentazione ideale. Ecco com'era, in uno spaccato assonometrico rende proprio bene che cosa c'è all'interno. In realtà questo era un recinto, internamente c'è un podio con tre gradini sul quale si eleva al centro l'altare vero e proprio. Alcuni gradini nella parte centrale consentivano l'accesso al sacerdote che raggiungeva la mensa, quindi la parte alta dell'altare dove si posavano le spoglie degli animali per il sacrificio, e a destra e a sinistra c'erano invece due vancorpi decorati con rilievi di alcune figure femminili che probabilmente erano la personificazione di alcune province, conquistate. All'interno la decorazione prosegue secondo, ecco, nella parte bassa, con delle lesene verticali semplici, molto semplici di disegno, che richiamano alla mente probabilmente lo steccato ligneo che in genere veniva posto intorno agli altari sacrificali dell'epoca. Invece poi, dopo una striscia divisoria di palmette, erano dei festoni di frutta e di fiori con dei bucrani, quindi dei crani di buoi.
Ecco, questi invece sono i lati dell'altare che erano molto decorati, ancora qua di stampo di fregi, quasi di stampo ellenistico. Che cosa è successo all'Arabacis? Dopo questo millennio di cui vi ho parlato, di completo oblio, per puro caso, tra la metà del Cinquecento, durante uno scavo di fondazione di un palazzo fiano al Maggià, si cominciarono a trovare dei piccoli frammenti, ma nessuno all'epoca capì della grande opera, insomma, di cosa si trattasse, tanto che questi frammenti vennero venduti. Pensate che il pannello del Tellus aveva fatto parte della collezione Medicea agli Uffizi per moltissimo tempo, finché poi a metà dell'Ottocento più o meno ci si rese conto, uno studioso comprese che questi frammenti, tutti questi frammenti appartenevano alla Arabacis, e si cominciò un tentativo di recupero che durò tantissimo, durò fino a più o meno al 1938, quando venne ricomposta, e diciamo che Mussolini caldeggiò tantissimo per sue scelte politiche, ovviamente, la ricostruzione dell'Arabacis e di un padiglione, di una teca che la dovesse contenere e proteggere, ma ahimè questa teca non fu ben progettata, perché con l'andare del tempo gli agenti atmosferici, i fenomeni di condensa e l'usura cominciarono a danneggiarla notevolmente, fin quando poi il comune nel 1995 circa cominciò a pensare di progettare un nuovo contenitore, tra virgolette, di quest'opera, affidandolo a un architetto statunitense, Nemo profeta in patria, ovviamente dovevano rivolgersi all'estero, Richard Mayer, che realizzò il museo con un'architettura molto sobria, devo dire, ed elegante, che probabilmente riuscì però a proteggerla, anche se è stata molto criticata, ma con una serie di giochi di luce e di ombra cominciò ad usare una tecnologia modernissima anche per la protezione, addirittura dall'alito delle persone, dal calore umano, oltre che dagli agenti atmosferici e dall'usura del tempo. Grazie. Bravo.